Flavio Insinna sarà sostituito all'eredità. In molti nel corso dei mesi si sono lamentati di lui per via di fatti regressi che vedevano il conduttore autore di gesti non proprio graditi al grande pubblico. Una scelta definitiva quella della Rai? Sono tanti i telespettatori che non gradirono ai tempi della morte di Fabrizio Frizzi. Ecco cosa potrebbe accadere a breve. Un programma come L'Eredità è molto seguito. Eppure, i telespettatori si sono lamentati spesso di Flavio Insinna e della sua conduzione. Il conduttore, infatti, potrebbe essere presto sostituito. Da chi? Questo è ancora da decidere. Per adesso si tratta solo di voci. Flavio Insinna va via? Brutte notizie in arrivo per Flavio Insinna. Il conduttore, nel corso di questa stagione autunnale, ha presentato L'Eredità, come tutti sanno, prevedendo il posto di un grande come Carlo Conti, che a sua volta aveva sostituito l'amico e collega ancora oggi compianto Fabrizio Frizzi. Una decisione, quella presa dalla Rai, che aveva fatto infuriare il pubblico. A Insinna si rimprovera ancora quel filmato di Affari Tuoi in cui il conduttore era arrabbiato con la scelta degli autori e ne disse di tutti i colori sullo staff e sulla conduttrice. Ora, in arrivo una controdecisione, da parte della Rai, che potrebbe ribaltare tutto. La notizia della sua cacciata sta circolando su diversi siti, come Velvet Gossip e Tutto Motorived. La voce che gira sul web. Negli studi di Viale Mazzini si riflette infatti sull'opportunità di sostituire Insinna alla conduzione del programma. Gli ascolti dell'Eredità sono stati ottimi in questo periodo, eppure la decisione della direttrice generale De Sanctis sarebbe già fatto dato per certo. Un cambio per ristabilire un rapporto comunicativo col pubblico migliore. Di domanda. L a concorrenza infatti con Caduta Libera, e con The Wall sta avanzando, e l'idea sarebbe quella non tanto di eliminare o punire Insinna, ma quanto quella di mandare in soffitta L'Eredità per sperimentare altri format televisivi. In attesa, probabilmente, della sostituzione definitiva con reazione a catena.